Briganti Rebels, don't blame us. Libertà, passione, condivisione. A proposito delle provenienze, io ho alcune Ducati, ne ho una in particolare, che due a cui sono molto affezionato, e una è l'851 tricolore, che è una serie limitata, è un po' la Ducati della rinascita, dopo che la Ducati era stata gestita da una azienda di proprietà dello Stato per alcuni anni, poi fu venduta al gruppo Cagiva e rinacque praticamente la Ducati allora. E l'851 tricolore è una moto che è stata prodotta in 300 esemplari, serviva un numero minimo di moto prodotte per poter fare iniziare i primi campionati che seguivano quelli che poi hanno dato origine alla Superbike, e fecero queste 300 851 tricolore, in livrea tricolore appunto bianca, rossa e verde, che erano stradali, quindi regolarmente omologate e così via. Ci giro pochissimo perché appunto è una moto molto sportiva e a me non piacciono le moto sportive. Un'altra che amo molto è l'esatto contrario, è un Ducati Scrambler del 1969, prima serie, 250 di cilindrata, quindi una moto di 14 cavalli, calcolando il mio quintale 10 abbondante, significa che è una moto che praticamente più di 50 all'ora non fa, però la trovo divertentissima e gradevolissima da guidare. Poi ne ho qualcun'altra sparpagliata, ripeto, alcune le sto vendendo un po' alla volta per ridurre il numero e per incrementare la qualità. E per esempio una moto molto divertente, che anch'essa non è che cammini molto, però diciamo si presta molto bene a una bella passeggiata la domenica mattina, anche da solo, insomma, poi se incontro qualche amico tanto di guadagnato, è la Yamaha XT, è una delle pochissime giapponesi che mi piacciono, io non sono molto appassionato delle giapponesi, mentre per esempio le inglesi mi piacciono molto di più, tant'è vero che in garage ne ho 3 o 4, e ho una Vincent, che è un marchio molto particolare, molto molto prestigioso, che è finito negli anni 50, ho una Norton Commando, e poi ho un'altra moto inglese che è la moto del popolo, praticamente era una delle moto del popolo degli anni 50, che è una Ariel VB a valvole laterali, che è ancora meno potente della Ducati Scrambler, perché ha 12 cavalli. Però ha una coppia tale che è in grado di salire praticamente su un muro, anche con due persone a bordo e con un sidecar attaccato, senza nessun tipo di problema. È una moto che va pianissimo, ma che è molto divertente da guidare.